I cronometristi sincronizzano i loro collaudatissimi strumenti. Parte Regina Sheppard, mentre in disparte Maria Grazia Marchelli osserva gli avvii della canadese Anne Egweit e quindi della polacca Maria Gasienica Daniel. Sui canaloni rigidi e gelati le cadute non si contano. Le tofane sembrano oggi stregate. È ora la volta della mammina Lawrence, doppia campione ad Oslo, che vorrebbe portare ai suoi tre bimbi almeno una medaglia olimpica. È una delle grandi favorite. Scende infatti sicura, armoniosa, ma non così veloce come sulle nevi della Norvegia 4 anni fa. All'arrivo, ancora ansimante, non appare granché soddisfatta. Altre hanno fatto meglio di lei o si accingono a farlo. A cominciare dal numero 13, Dorothea Hochleitner, un'allieva di Molterer e di Seiler. Sicura, composta, scende a grande velocità. Terzo posto è suo, col tempo di un primo, 58 secondi e 2 decimi. Scende ora Josephine Frandl, numero 20. Ancora più rapida, otterrà il secondo posto in classifica generale. Ed ecco il numero 8, la svizzera Madeleine Berthaud, grande favorita della gara. Madeleine è impaziente di scattare, come puledro di razza ai nastri dello starter. Nonostante la sua sicura superiorità, è nervosa, emozionata e regge a fatica gli attimi di attesa. Finalmente, via! Schizza a valle con la veemenza delle sue gambe robustissime e il movimento esattamente sincrono delle braccia, sfiorando le paline dei passaggi vertiginosamente. Ha sbagliato porta. Un secondo, 2 secondi, 3 secondi. È costretta a risalire per non essere squalificata. 6, 7, 8 secondi irrimediabilmente perduti. Riprende con ardore ma senza speranza. Ciononostante subirà un distacco di soli 4 secondi e 8 decimi dalla tedesca Ossi Reichert, la vincitrice dallo stile inconfondibile. Sul traguardo veloce, sicura, e fa scattare il cronometro, vincitrice dopo un primo, 56 secondi e 5 decimi. Il bacio della mamma suggella l'unica vittoria tedesca nelle prove alpine.